Salve a tutti, l'approfondimento di oggi si occupa della Riviera, o meglio del Brenta Sicuro. È con noi il presidente del comitato Brenta Sicuro, Marino Zamboni, grazie per essere qui con noi. E Buongiorno. parliamo di idrovia. Alle nostre spalle, vedete, c'è una riunione che è stata fatta in regione, una riunione che ha sbloccato la situazione, a un punto che proprio il 19 di giugno, quando ormai Chisso non c'era già più assessorato alla mobilità regionale, ma era in carcere per le questioni per l'inchiesta Mose, è stato stanziato 1 milione di euro per l'idrovia, un'opera che non piaceva molto a Chisso. E quindi voi in questo momento siete piuttosto felici del fatto che forse in qualche modo è stato eliminato un ostacolo alla realizzazione dell'idrovia. Beh, anzitutto noi siamo stati in regione il giorno 10 assieme a molti sindaci, 13 sindaci, due senatori, due consiglieri regionali e molti altri sindaci che ci hanno appoggiato alla nostra iniziativa. E quindi noi siamo fortemente convinti che l'Unione faccia la forza. Probabilmente siamo riusciti sia sì, a velocizzare i tempi di questa approvazione, di questo stanziamento di Ecco, 1.200.000 euro. perché volete quest'opera? Beh, l'opera è fondamentale per risolvere i problemi idrogeologici dei nostri territori. Noi sappiamo che il Brenta e il Bacchiglione al nord di Padova hanno una portata complessiva al colmo, cioè in caso di piena dell'uno e dell'altro, di circa 2.000 metri cubi al secondo. Al sud di Padova i fiumi riescono a riceverne 1.650 Cioè, circa. diciamo che i fiumi hanno una portata maggiore a monte che non a valle. Esatto, È una a grave nord di Padova, a irregolarità. sud di Padova c'è questa grossa differenza Pensa. che E quindi, può. in caso di piena, mentre i fiumi a Padova colgono bene l'acqua, poi quando l'acqua defluisce verso la laguna, o verso comunque il mare, si riempiono troppo e lì accade l'alluvione. Esatto, lì abbiamo l'esondazione che potrebbe essere pari a 350 metri cubi al secondo, che in termini di giornate di piogge possono rappresentare milioni di metri cubi di acqua nei nostri territori. Ecco, Quindi l'idrovia sarebbe quindi un'ulteriore ferita nel territorio, diciamo tra virgolette, ma sarebbe comunque uno scavo, uno sfogo che potrebbe portare altra acqua, diciamo, fuori da quella zona di Padova dove l'acqua ci sta bene, ma purtroppo scorrendo finirebbe per riempire, i letti dei fiumi sottostanti. certo. Beh, è una ferita relativa, nel senso che già il 60% di quest'opera è costruito e quindi certamente se non fosse costruita questa grossa percentuale, se non fossero presenti i manufatti, i ragionamenti sarebbero forse diversi, cioè si potrebbe valutare di creare un'opera ex novo. Ma avendo quest'opera, avendo i manufatti, dicevo, forse a nostro avviso, secondo gli studiosi, secondo dal PAOS, questa potrebbe essere una soluzione ragionevole. Anche gli inconvenienti legati all'opera, che in realtà taglia molto di più una strada rispetto a una via d'acqua, e il fatto che portino degli inquinanti in laguna e anche l'innalzamento del livello, i sedimenti, secondo gli studiosi, secondo dal PAOS, sono problemi molto relativi. Ecco, quindi la famosa alluvione del 66, la famosa acqua granda a Venezia, secondo dal PAOS, con l'idrovia, forse nel caso almeno della Riviera del Brenta, non avrebbe causato i danni che sono stati causati. Beh, nel 66 abbiamo avuto parecchie concause, quindi l'acqua alta, lo scirocco e piogge molto persistenti, quindi va analizzata e studiata per bene la cosa. È pur vero che a fronte di fenomeni che si ripetono ciclicamente in maniera periodica ogni 40-50 anni, e ci siamo nei 50 anni perché sono passati 48 anni dall'alluvione grande del 66, potremmo ritrovarci nelle stesse condizioni del 66, appunto. Anzi, visto che è stato edificato in maniera selvaggia dappertutto, le zone artigianali sono presenti in qualsiasi paese, la zona industriale che nel 66 era agli albori, c'erano pochissime aziende, oggi è diventata la più grande d'Europa, i danni sul territorio da un'inondazione tipo quella del 66 sarebbero in maniera esponenziale maggiori. Quindi voi temete la grande sciagura, diciamo. Esatto, noi teniamo l'evento che è previsto ciclicamente, che può avvenire anche tra breve, cioè non è che siamo
ci sentiamo al sicuro. E quanto manca? Allora, è stato soltanto approvato, stanziato 1 milione per il progetto preliminare. E quanto ci vorrebbe per completare l'opera, sempre che qualcuno vada al posto dell'assessore Chisso, vada con l'intenzione di sostenere l'idrovia? Certo. Beh, in questo momento la delega è all'attenzione, è alla competenza del Presidente della Regione Zaia, quindi non è un posto abbandonato, ma già una sua precisa collocazione. Niente, dal punto di vista procedure manca anzitutto la fondamentale conferenza di servizio che deve definire, quindi la Regione assieme alle entità ecco, del ma territorio. Non entriamo troppo nel tecnico, diciamo cosa manca davvero, manca un anno, due, tre, dieci? Beh, al completamento dell'opera parliamo, noi si parla di 6 o 7 anni come tempo ragionevole. Ecco, quindi insomma ce n'è ancora, quindi ce n'è parecchio. Siamo particolarmente esposti, insomma. Sì. Va bene, direi che potremo concludere qui questo approfondimento, ma continuate a seguirci perché parleremo ancora dei problemi della Riviera del Brenta. Arrivederci.